Ciao, il mio nome è Giordano e quello che scrivo corrisponde al vero. Il fatto risale al 2008. Ne sono assolutamente certo perché l'anno prima, nel giugno del 2007, morì mia nonna Fausta. Abito nel Mantovano e a quel tempo ero ancora uno studente di ragioneria. A livello affettivo, mia nonna rappresentava per me una seconda madre, visto che fu lei a crescermi. I miei genitori, entrambi operai della stessa azienda e con pochi soldi a disposizione, non potendo permettersi i costi per l'asilo e babysitter, mi affidarono a lei già all'età di 2 anni circa. Ho sempre pensato che mia nonna mi volesse talmente bene da diventare un giorno il mio angelo custode. Ma non mi sarei mai aspettato una cosa simile a quella che si verificò nel giugno del 2008. Non era esattamente il giorno del primo anniversario della sua morte, ma poco importa, visto l'importanza di quel che accadde. L'8 giugno del 2008 mi svegliai verso le 8 del mattino, dato che non avevo impegni per quella giornata. Stavo andando verso la cucina, quando attraverso la porta finestra per accedere al terrazzo, vidi nitidamente mia nonna. Rimasi ovviamente scioccato e immobile. Ero letteralmente impietrito. Bastarono pochi secondi che nel vederla, il mio istinto mi tranquillizzò e mi convinse a raggiungerla. Mentre mi avvicinai alla finestra per uscire in terrazzo, però, mia nonna si sbracciò in tutti i modi per evitare che aprissi quella porta ed uscissi. Non ne capii il motivo, ma grazie a quel tentennamento mi salvai la vita. Una frazione di secondo dopo, infatti, il terrazzo crollò. Tra lo stupore e lo spavento, mi avvicinai alla finestra per cercare mia nonna, ma era letteralmente svanita nel nulla. Il fumo provocato dai calcinacci e dalle macerie non mi permise di vedere nulla. In ogni modo, mi ritenni miracolato. Raccontai alla mia famiglia quell'episodio, e da allora ogni anno lascio sulla tomba di nonna una corona di fiori e recito un rosario in sua memoria. Quella fu la prima volta che conobbi il mio angelo custode, anche se da quel giorno non lo rividi mai più. Sono certo, tuttavia, che lo rifarebbe altre 1000 volte se ce ne dovesse essere bisogno. Nella mia città ne succedono di cose strane. Ok, ma quello a cui ho assistito io, mi auguro non succeda a nessuno di voi. È stato un colpo al cuore. In quel frangente credo di aver perso un paio di battiti, tanto che credevo di morire di crepacuore. Mio padre mi portò con sé al funerale di un conoscente, morto all'età di 67 anni. La storia è vera ed è stata anche pubblicata da numerosi giornali, fra cui Il Resto del Carlino. A Bologna, quest'uomo, durante il suo funerale, sdraiato all'interno della sua bara, in chiesa, davanti a parenti, amici e conoscenti, e mio malgrado il sottoscritto, durante il rito funebre per la sua morte, si è risvegliato, si è alzato ed è uscito dalla bara. Poi, in preda a un probabile raptus, ha aggredito il prete afferrandolo per la gola e ferendolo gravemente con le unghie e con tanta forza e rabbia, probabilmente dovute allo shock per l'inaspettato risveglio. La gente, impaurita e in preda al panico, urlava e si dimenava, correndo all'impazzata verso l'uscita. Io, invece, rimasi lì, fermo e immobile per lo spavento. Mio padre intervenne in aiuto del parroco insieme ad altri uomini, quando io caddi sul pavimento svenuto. Non mi ricordo molto, se non l'attimo in cui quell'uomo uscì dalla bara, cadaverico e con gli occhi iniettati di sangue. Sembrava veramente uno zombie. Mi risvegliai in pronto soccorso, ancora in stato di shock. L'uomo era morto 2 giorni prima. Pare che la moglie, per le troppe emozioni, prima dovuta alla morte del marito, poi al suo risveglio, sia ricoverata in rianimazione all'ospedale in seguito ad un infarto. Per quanto riguarda il prete, invece, ha riportato 10 punti di sutura sul collo. Ciao, non voglio rivelare la mia identità, perché questa storia la conoscono in pochi e con me l'ha vissuta la mia fidanzata dell'epoca. Era agosto del 2012 e quell'anno decidemmo di fare una breve vacanza in Puglia, vicino a Gallipoli, ospiti dei nonni della mia fidanzata.
Nonostante le sue origini fossero pugliesi, la mia ragazza non conosceva bene il posto, così decidemmo di affittare uno scooter per visitare i luoghi che ci avevano consigliato i suoi nonni. Di giorno giravamo le spiagge più belle, mentre la sera i luoghi più incantevoli o quelli più caratteristici. Una sera partimmo per Otranto, che distava pochi chilometri da casa nostra. Giunti in prossimità del castello, ci fermammo in un ristorante a mangiare la pizza. Dopo cena, ci addentrammo per le vie di Otranto, ricche di negozi e bancarelle. Poi, ad un tratto, vidi in lontananza il faro. Sono sempre stato attratto dai fari. Non so perché, ma già da piccolo sognavo di fare il guardiano di un faro qualsiasi, per ammirare il mare in tutte le sue forme. Raggiunto il faro, notammo la porta socchiusa. Così entrammo e, a causa della mia insistenza, salimmo le scale a chiocciola. La mia ragazza cercò inutilmente di farmi cambiare idea, così, un po' intimorita, decise di seguirmi. Dopo qualche minuto, udimmo una specie di litania. Mi bloccai immediatamente e feci segno alla mia ragazza di restare in silenzio e immobile. Tuttavia, anche quella specie di sussurro improvvisamente cessò. Dopo qualche secondo di silenzio, sentimmo dei passi svelti scendere le scale. Mi scorsi per guardare chi fosse, e lo vidi. Un uomo con un mantello e una maschera inquietante correva all'impazzata, intimandoci di fermarci mentre bestemmiava. Corremmo a perdifiato fino a terra. Una volta fuori, a una certa distanza dal faro, mi voltai nuovamente, mentre la mia ragazza, scioccata, continuò a correre. Vidi quell'uomo, alto e corpulento, fermo sul ciglio della porta. Alzava un pugnale nella mia direzione, poi se lo puntò sulla propria gola, simulando di tagliarsela. Il messaggio era chiaro: torna qui e sei morto. Il cuore mi stava per esplodere in gola e l'adrenalina mi permise di correre talmente veloce da raggiungere la mia ragazza in poco tempo. Era ancora talmente impaurita da tremare e piangere. Voleva andare alla polizia, ma io insistetti per evitare. Non raccontammo nemmeno ai suoi nonni quel che ci successe. Lo confidammo solamente a un ragazzo del posto, conosciuto durante la vacanza. Ci disse che quel faro, abbandonato da anni, era preda di loschi individui e di una setta satanica, e che in passato si erano verificati episodi agghiaccianti.